Lei quanti omicidi ha compiuto? Io ho preso parte a circa 27-28 omicidi. E l'omicidio di Raffaele Granata, l'11 luglio 2008, lei lo ha definito l'omicidio più inutile e crudele. Mandammo a fare una richiesta estorsiva da parte di Gagliardi Giuseppe. Quando si recò su questo stabilimento balneare a fare questa richiesta estorsiva, il figlio di questo Granata Raffaele riconobbe, in Gagliardi Giuseppe un tale, Pasta e Fasulla. Egli disse: Pasta e Fasulla, vattene da qua, se no chiamo le guardie. Allora il Serola disse: Ok, domani glieli facciamo mangiare noi i pasta e fagioli. Era una sentenza di morte. Si raccomandò che a commettere l'omicidio dovevo essere io. Erano quasi le 8 di mattina, questa persona, diciamo, non veniva. Al posto suo venne il padre, al che io gli dissi a Letizia: guarda, andiamoci, torniamo domani o nel pomeriggio se troviamo il figlio. E lui dice: no, ormai siamo venuti e non possiamo andarcene a mani vuote. E io gli dissi: Giovanni, ma è il padre, che c'entra? Dice: no, basta l'esempio. In un cucinino antistante all'entrata c'era Raffaele Granata in compagnia della moglie al suo fianco. Io, il tempo che feci l'inversione con la moto, diciamo, in questo piccolo atrio, Letizia scese dalla moto e gli esplose contro 15 colpi di pistola. L'indomani, un certo Braciola, un soprannome, ci disse: guarda che il figlio di Granata, il sindaco di Calvizzano, vuole mandarvi i soldi per riaprire il Lido. E il Serola dice: no, questa è una trappola, ci stanno facendo perché ci vogliono fare arrestare. E questo Braciola dice: no, no, non è nessuna trappola. Dice: ti garantisco io, tu non devi incontrare nessuno. Dice: beh, i soldi te li porto io. Ci portò 10.000 euro, disse: ve li ha mandati il sindaco di Calvizzano. Cioè, voi avete ucciso il E padre. quest'uomo di niente, perché così lo devo chiamare, ci ha mandato 10.000 euro per riaprire il Lido. Cioè, mi ammazzano mio padre, ti mando dei soldi. Io da delinquente dico no, perché... La scena del delitto era particolarmente raccapricciante, era una strage di inaudita ferocia, inaudita violenza, insomma. La strage avviene all'interno di una sartoria che si trova sulla statale Domiziana al chilometro 43. Le vittime sono sei e sono tutti giovani provenienti dal Ghana. Contrariamente a quanto potrà sembrare o potrebbe ritenersi dalla semplice lettura degli imputati di questo processo non è un semplice processo di criminalità organizzata, è un processo dove le condotte, che poi sono state contestate agli imputati, sono condotte che non sono soltanto state eseguite per imporre il predominio di un gruppo criminoso in un determinato territorio e in un determinato periodo storico, ma sono delle condotte che sono state eseguite con finalità di terrorismo, per incutere terrore nella popolazione e con finalità di odio razziale. Thank you.
si radunarono davanti al negozio del Sarto, ci fu l'aggressione a due autovetture della polizia e poi ci fu un corteo spontaneo su tutta la Domiziana che questa volta anche nei confronti degli italiani e dei cittadini di Castelvolturno si scagliarono, rompendo diverse vetrine di negozi. Più o meno questi manifestanti a che numero arrivavano? 300-400 Quindi partì un corteo dal luogo della strada. Sì, arrivando fino sotto al commissariato. Andare senza legge. Però è vero che ci sono anche tanti bravi ragazzi che vengono qui per lavorare. Questi sono bravi ragazzi, questo gioca a calcio, lui c'ha il negozio. Questi sono tutti bravi. Loro sono venuti qua in Italia, sono venuti e si stanno comportando malissimo proprio, male, male, se ne devono andare. Per me se ne andai, non sono razzista, chiamavo anche io un negretto a lavorare, l'ho cacciato, se ne andai perché sono gendaglio. La protesta nacque a seguito soprattutto delle notizie che furono diffuse dalla stampa, dai quotidiani di stampa, dalla televisione anche mi pare, e cioè che praticamente erano personaggi, voglio dire, in qualche modo collegati con la criminalità organizzata, in qualche modo, voglio dire, utilizzati per spaccio di droga e via discorrendo. Per cui ci fu questa protesta perché ritenevano invece che sotto i corpi, voglio dire, violenti furono uccise delle persone che in qualche modo non avevano nulla a che vedere con questi legami e con attività criminali. Tre delle persone uccise io le conoscevo personalmente, sì. Avevamo curato, tra cui c'è sì. Lo zio di Aysen, sì, avevamo sì. Curato personalmente il loro percorso come richiedenti asilo fino al conseguimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Persone che sì. Avevano i calli alle mani, li hanno mostrati, li avevano. Cioè, erano lavoratori, chi faceva il sarto, chi faceva il barbiere, chi faceva il giardiniere, erano lavoratori e non lavoratori. Sì. Allora, per favore, lasciamo fare le indagini alla magistratura, prima o poi uscirà fuori perché è stato fatto questo eccidio, però non diamo notizie sbrigative, quelle che arrivano facilmente al top per un regolamento di conti per il controllo della droga, perché probabilmente non c'entra proprio niente questa cosa, e non diamo neanche una mano a chi invece deve fare le indagini. La comunità nera si è rivoltata perché la stampa ha iniziato a stigmatizzare quelle persone come delinquenti e spacciatori, cosa che la comunità africana sapeva perfettamente che non era vero, perché tutti conoscono quel posto, ma come posto di gente per bene. Senta, vi fu una reazione da parte dello Stato a questa indignazione in relazione a questa strage? Il ministro Maroni in Parlamento chiese e poi fece inviare altri uomini di rinforzo, altri 500 uomini tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e l'ausilio dell'esercito. Dichiarò testualmente che la camorra casertana aveva dichiarato guerra allo Stato e che lo Stato si doveva riprendere quel territorio con la cattura dei latitanti, di tutti i colpevoli che avevano compiuto sia la strage dei cittadini ghanesi che tutte le altre azioni fino a quel giorno. Buongiorno. E abbiamo immediatamente mandato 400 tra poliziotti e carabinieri investigatori per rafforzare, proprio per dare un impulso alle indagini. Nel successivo Consiglio dei Ministri ho portato un decreto legge urgente che ha deciso l'invio di 500 militari a Caserta. I primi ad arrivare furono i militari paracadutisti e fondamentalmente il loro compito era quello di proteggere ulteriormente, di garantire una ulteriore cornice di sicurezza alle pattuglie che appunto lavoravano sul territorio. Ricordo di aver detto al Senato che si trattava di una vera e propria guerra civile. Guerra civile è stata quella di Spagna, guerra civile è stata
la guerra tra i partigiani e i repubblichini della Repubblica di Salò, ma non certamente fatte poi con quelle modalità, ecco, da Sitola e compagni, se sono stati loro. Era un atto volto a seminare terrore tra i cittadini e nella comunità per imporre il dominio di un clan mafioso, camorristico in questo caso, su tutte le attività che si svolgono in quell'area, le attività economiche, le attività di relazione della vita sociale, sostituendosi quindi allo Stato, dettando la propria legge in sostituzione dello Stato. Tutti i singoli episodi si inserivano in una strategia molto più complessa portata avanti proprio dall'organizzazione criminale, finalizzata, secondo il nostro parere, insomma, appunto a instaurare un nuovo clima di terrore nei confronti degli imprenditori e in genere della popolazione locale. E da qui nacque il cosiddetto modello Caserta, cioè un tavolo di coordinamento delle attività investigative, delle attività di controllo del territorio messe in atto dalla Questura per coordinare un'azione che fosse presidio del territorio senza intralciare le indagini. Poi ci fu un impegno anche diretto della Regione Campania per il rimpatrio delle salme dei sei extracomunitari, e poi ci fu questa manifestazione a Baia Verde con la presenza di Miriam Makeba, che poi, voglio dire, diciamo, dopo aver girato il mondo, scelse, non so se scelse lei, comunque morì a Castelvolturno. Sono qua, cari amici, fratelli e sorelle, per dire impariamo a convivere insieme. Quante sono le persone di nazionalità nigeriana, ovvero ghanese o comunque africana nel comune di Castelvolturno? Si parla intorno alle 10.000 presenze sul territorio di Castelvolturno, tra regolari e irregolari. Si tratta di una comunità molto radicata sul territorio? È da molto tempo che è presente nel territorio di Castelvolturno? Alcune di queste etnie sicuramente sì, già dagli anni Ottanta. Torniamo indietro, oggi hai quasi 40 anni, la tua adolescenza com'è stata? La mia adolescenza qui è stata devastante, ma non perché sono nato a Scampia e cresciuto a Scampia, perché non ho avuto la possibilità di poter essere un bambino, perché sono venuti meno quei ideali, quei valori, quei strumenti necessari per potermi difendere, perché molti miei coetanei sono cresciuti in questo stesso stabile, in questa Scampia, eppure non siamo nelle vele, e quindi non hanno fatto la mia stessa, non hanno preso la mia stessa direzione. Si sono mantenuti bene, sono cresciuti bene, la loro vita è una vita riuscita oggi, perché molto sicuramente hanno avuto dietro una famiglia, l'istruzione, che l'istruzione è stato uno degli elementi che mi ha portato a perdere, ad accedere alla malavita organizzata. A quanti anni tu hai avuto ingresso in un gruppo criminale, vogliamo dire anche quale? Io già a 10 anni ero ricercato, ero un piccolo latitante. E la mia facevi? Ma da questa palazzina all'altra, dalla vela verde alla vela celeste, trasportavo in un borsone a volte le armi, a volte la droga, a volte i soldi. I grandi della malavita si servivano di me, ma la camorra, come tutte le mafie, hanno sempre giocato sporco, soprattutto nei confronti dei ragazzini, dei deboli, dei senza parola, potrei dire. Ecco, tu come ti hanno avvicinato? No, sono io che ho avvicinato loro, perché sentivo l'esigenza di rassomigliare, di conformarmi a quelli che io per tanto tempo ho creduto che erano i migliori, i vincenti, gli uomini. In realtà quelli che usano la violenza non possono essere degli uomini,
non è possibile. Ma questo, questo ovviamente l'ho capito dopo. Per te chi era il tuo uomo ideale? Quindi quale gruppo criminale? L'uomo ideale, diciamo, quello che io seguivo e ammiravo più, che apprezzavo più di mia mamma, io portavo più rispetto per il capo, il nostro capo, diciamo. In primis, diciamo, che non siamo mai riusciti a vedere in faccia Paolo Di Lauro, il capo indiscusso della camorra di Secondigliano, diciamo così, era quello, l'uomo a cui noi ispiravamo per sentirci parte di un sistema, di un sistema. Trasportavi solo droga, armi o anche altro? No, no, solo droga, soldi e delle armi qualche volta. Come hai fatto ad uscire da questo meccanismo? Ci tengo a dire che non è una conquista e neppure un progresso trasportare, fare parte. Io Davide, quanto ti pagavano? A me vorrei poterti avere la possibilità di poterti rispondere, se no anche chi poi andrà a sentire non ha bisogno veramente di capire, perché urge proprio farsi capire. Dicevo, non è una conquista e neppure progresso fare parte, perché io credo che il camorrista sia l'uomo più solo a questo mondo. A me fa più paura un uomo libero che un mafioso, perché l'uomo libero ti obbliga a pensare, a metterti in discussione. Un mafioso cosa può fare? Può tentare a metterti paura, a spaventarti, e non ti dice niente. Io a 14 anni guadagnavo 900.000 lire al giorno e quindi era molto allettante la cosa, ma io volevo risolvere i problemi di una famiglia numerosa, eravamo 6 femmine, 8 maschi, 14, e quindi mi umiliava il fatto che noi in casa non avevamo lo zucchero, il pane, che qui è dove costa di meno, no? Eppure non l'avevamo, e mi umiliava il fatto che io non lo potessi avere. No. Il resto della tua famiglia invece come entrava in questo meccanismo? Ma nella stessa maniera come sono entrato io, con molta facilità. E poi ecco, qui mi avvalerei della facoltà di non rispondere, che lascerei rispondere a loro magari. Al Pocio, staff al Pocio, Jenny, tutte le sere come un ragazzo normale, sempre fuori da noi a mangiare, sempre fuori da noi a mangiare, divertirsi con gli amici là, poi questa è la verità, con i motorini avanti e indietro, senza fare niente, nulla. Stava qui sabato sera con gli amici, era un po' tardi, però stavo con gli amici come facciamo sempre, era pure sabato, non è che tu dici martedì, giovedì non c'è nessuno, di sabato la sanità è piena di ragazzi, lui stava qui con amici, improvviso scoppiato l'inferno, io stavo da lì sopra, lavoro, mi sono messo a terra per la paura. Che cosa hai visto sabato sera? Visto, cioè, all'improvviso i miei amici qua, all'improvviso c'è 4-5 motorini a sparare qui come, cioè, come se fossero persone, diciamo, cioè, ragazzi normali, non possono venire a cioè, colpi di cose all'improvviso. Quanti erano i motorini? Sì, potevo stare pure io, potevo stare chiunque. E dire, si tu è normale. Cioè, non è normale, la cosa è indescrivibile. Quanti motorini sono arrivati? Dicono 3 motorini grandi e 2, erano 4-5 motorini. Ma tu li hai visti? Io no, ho visto solo sparare, addirittura un ragazzo si proteggeva col suo motorino abbassato. Si proteggeva col suo motorino. Ne potevano uccidere 3-4. Tu dove eri? Io ero lì a lavorare, lavoro dal pub e al posto. Hai sentito gli spari? Ho sentito i colpi e da paura mi sono messo a terra e non sono uscito. No. Abbiamo visto il nostro amico dalla 4 sera a terra. Ricordatevi una cosa, che la polizia, anche se divenire, ci dava la testa dall'altro lato, perché per 1.300 euro un carabiniere o un poliziotto non rischia allora, la vita. Allora, qua nella sanità, sparano 3-4 volte a settimana, 3-4 volte a settimana. Cioè, come fanno a non mettere una volante qua o là? Cioè, hanno stato come minimo 4-5 volanti per tutta la sanità. Perché è impossibile che andano quartiere a sparare 4-5 volte a settimana. Non è impossibile. Ma quando stanno questi poliziotti? Quando stanno? Ma si sa cosa spara qua? Hanno staccato! Hanno staccato! Ma hanno staccato! Allora hanno sparato quello a me perché sto che come gli cammiesi! Allora hanno staccato! Perché cae? Cae a merda, hanno staccato! Stanno a volo! A mangiare non fanno niente! Stanno a mettere qua! Ma come ti può dare un crociato a chi la che mi taglia e ti mandano un giro? Ma quando mai? I sacci che sono fuori quando è verno! Si mettono in demagre e sono! Allora, quindi sono poliziotti! Ci sono poliziotti e mi danno la sanità! Sacci che sparano, io mi metto qua, non mi muovo a qua! Perché si vengono i poliziotti, canna a terra e ne provo! Lascia stare che vanno passare, però non sparano! Quando mai sparano si stanno a qua!
allora hanno staccato pure 4-5 macchine, non sanno ora qua. Ma che motivo morirà così? Se va a morire così? Ma che se non io sto da prima che lo da fa non no, ne è rimasto perché stanno intervistando, che hanno avuto loro che lo hanno fa. Come ti chiami? Andiamo a Eddie. Quanti anni hai? 20. Da quanto tempo sei in Italia? Sei nato in Italia? Eh? Sei nato in Italia? Sono nato e cresciuto qua. Sei nato alla sanità? Ma sì. Quanto tempo so? Ma è vero che qua c'è una piazza di spaccio, qua proprio qui dove siamo noi? Non lo so, qua è in un quartiere che non si può mai capire niente, vi so dire solo che Jenny è un ragazzo come me, normale, solo che non lavorava. Io ho una cosa in più di Jenny, che è il lavoro. Lui stava qua con gli amici, normale, normale. Gli avevo pure a scuola, per una fotografia in gruppo Facebook che facevo cuoco, oggi facevo cuoco Jenny. Cioè, è inutile che mi dici cosa spacciava, su cose indescrivibili, perché è impossibile. È una giornata pulita e sistemata come tutto quanto. Quante persone ha visto scendere dalla macchina? Una o più di una? Prima sono una persona che esce dalla macchina. Quindi quando io ho visto questa persona, io tranquillo, perché polizia è polizia. Se viene a controllare, io ho pulito, quindi io non c'entro niente da paura. Vedere la polizia arrivare a sparare, nella loro convinzione è stato dire, ma cioè, sì, ok, vabbè, siamo neri, vabbè, non ci abbiamo permesso, ma arrivarci a sparare addosso è troppo. Lo scopo del lampeggiante qual era, per cui vi siete portati il lampeggiante appresso? Era quello di evitare ulteriori posti di blocco delle forze dell'ordine ed era anche quello che dovevamo sembrare agli extracomunitari degli appartenenti alle forze dell'ordine per poter tranquillizzare il nostro arrivo e poterli immobilizzare in modo che avessimo potuto compiere il gesto che è stato fatto. Prese video che sono state acquisite nel corso delle indagini costituiscono una fonte di prova autonoma, imprescindibile e di per sé determinante alla ricostruzione delle responsabilità. Il ristorante Totore, che dista 70-80 metri rispetto alla sartoria dove è avvenuta la strage, aveva un sistema di videoripresa che dà sulla strada Domiziana. Il video è fondamentale perché consente di rilevare una serie di movimenti di persone e mezzi nelle fasi immediatamente precedenti l'eccidio, qualche movimento nelle fasi stesse dell'eccidio e i movimenti anche successivi all'eccidio stesso. La telecamera inquadra l'ingresso del ristorante, inquadra la Domiziana e arriva fino all'ingresso della sartoria, però in maniera molto più sfumata. Questa è la prima immagine in interesse. Quindi una moto, una persona a bordo, modello stradale da corsa. A seguire c'è immediatamente un'autovettura, quindi presumibilmente un'utilitaria, che, e qui è molto evidente, accende gli stop. La macchina e la moto rallentano fino a fermarsi in questo punto. Il granato giunse in simbiosi con noi. Noi eravamo proprio attaccati dietro alla moto. Lui, quando arrivò fuori questa sartoria, rallentò e ci fece segno con la mano e si fermò a circa 10 metri più avanti. Noi avevamo il lampeggiante acceso della punto e il primo a scendere dalla macchina fu Sitola. Quindi le prove testimoniali e queste del video combaciano, ma ritorniamo proprio a questo video che ha ripreso anche le fasi successive all'arrivo della macchina e della moto. Nella parte bassa notiamo uscire delle persone dall'interno del ristorante. Si affaccia uno di loro, arriva sul bordo della strada, l'altro resta qui, e ne esce un terzo, che si ferma sull'uscio. Quindi tre persone fuori, che guardano tutte e tre verso nord, in direzione della sartoria. Uno rientra, ed è qui che accade qualcosa. Quello vestito di bianco scappa, ma immediatamente dopo anche l'altra persona lo raggiunge. Diamo atto che lo raggiunge, addirittura scivola. Scivola sul tappetino che era lì presente. D'impeto scappa dentro. Insomma. Quanti secondi è durata la strage? 29 secondi. 29 secondi. Senta, più o meno quanto durò questa azione? Sì. Circa una trentina di secondi, 30-35 secondi. Nella Napoli bene strozzata dalle estorsioni, Raffaele Petrone riciclava i soldi sporchi della camorra, incassati, intimidendo l'intero tessuto economico tra Vomero e Arenella.
un'attività che continuava anche dagli arresti domiciliari a Viterbo dopo una condanna per associazione mafiosa attraverso parenti e prestanome. Un impero economico da 50 milioni di euro sequestrato al pluripregiudicato da agenti della questura e dai finanzieri del GICO di Napoli su ordine della magistratura. Un duro colpo al clan a più teste, Alfano, Caiazzo, Cimmino, Totaro, oggi Brandi, attraversato da faide sanguinose dalla morte di una vittima innocente, Silvia Ruotolo. Enorme il flusso di denaro da riciclare alimentato dalle estorsioni ma anche dal traffico di droga e dall'usura. Nella lunga lista del tesoro scoperto dall'antimafia partenopea, il Gran Caffè Medaglie d'Oro al Vomero e due ristoranti di proprietà della GEPAR, utilizzati anche per nascondere le armi dell'organizzazione. Complessivamente 36 immobili, 4 ville, 7 terreni, società, 27 conti correnti e 28 auto, tra cui una Ferrari. Il 67enne dirigente del clan con delega all'economia, come lo hanno definito gli inquirenti, operava in diversi settori, diversificava gli investimenti dalla ristorazione all'industria manifatturiera e poi la sua specialità, il noleggio di apparecchi da gioco imposti in tutta la zona collinare. Non ricordo la giornata precisa, ma erano comunque i primi giorni di luglio. Si recò presso la mia concessionaria Molo Giovanni, dove mi invitava a seguirlo perché c'erano delle persone che mi volevano parlare. Io chiesi chi erano queste persone che mi volevano parlare e lui mi fece i nomi di Sedola Giuseppe e Cirillo Alessandro. Io gli dissi di no, che casomai avevano qualcosa da riferirmi, lo potevano riferire a lui direttamente. Dopo, penso, una mezz'oretta ritornò dicendomi che gli dovevo consegnare due motociclette. Andai dal tamburino Luigi, gli spiegai la situazione, che il Sedola voleva un CBR 1000, 1.000 cilindrata e un Transalp. E il tamburino là per là mi disse: Giova, ma che mi stai chiedendo, un'estorsione? Io disse: no, mi servono queste due moto. Lui si rifiutò. Fui costretto a dirgli: mi dispiace, non posso, perché la mia azienda è gestita da due dottori, amministratori giudiziari, quindi è sottoposta a sequestro preventivo. Non ho la possibilità di poterti dare queste due motociclette, riferisci a chi ti ha mandato che mi dispiace ma non è possibile. La sera stessa mi portai dal Sedola e gli raccontai che il tamburino mi aveva negato le moto. Loro quella sera, quando ebbero la risposta, si organizzarono per andare a fare un atto intimidatorio nelle vetrine di questa concessionaria. Mi trovavo in bagno per potermi fare una doccia, che avevo appena concluso la mia giornata lavorativa. E mia moglie, che si trovava nella cucina, siccome abito 20-30 metri da questa attività, mia moglie sentì dei colpi e nell'affacciarsi notò delle lampade di fuoco che uscivano da queste armi e corse in bagno a chiamarmi, a dire: stanno sparando. E io scesi giù e aprimmo i cancelli, entrammo all'interno del cortile e notammo fuori dappertutto. Ho visto solo a Peppe Sedola, aveva un Kalashnikov in mano che sparava, e poi sparava Letizia e Oreste Spagnolo con due pistole. Ricorda quanti colpi di arma da fuoco? No, questo mi è stato riferito dai carabinieri, che erano all'incirca sugli 80 colpi di Kalashnikov e pistole di grosso calibro. Quindi era un'intimidazione molto pesante quella. Ci stanno ancora i fori, purtroppo. Sì. Quindi subì questa intimidazione molto pesante. Cosa accade dopo? Venne da me mio cugino, tamburino Raffaele, e mi chiese di farci un giro. Salì in macchina con lui e, mentre che stavamo iniziando a camminare, mi disse che a casa sua si era presentato Giuseppe Giuseppe e che gli chiese di venire a casa mia a prelevarmi. Per me era inaspettabile che mio cugino, perché è una persona strana assolutamente a queste cose, ci rimasi: ma che stai dicendo? Cioè, ferma la macchina, accompagnami, questi ci ammazzano a tutti e due, cioè non è possibile. E lui, con un viso bianchissimo, che tra l'altro so che ha avuto dei problemi del cuore, e impaurito pure lui, dice: come faccio a tornare a casa? Questa è a casa mia. A quel punto, sapendo che lui stava a casa e che comunque a casa sua, poverino, c'era anche la moglie e i figli, cioè, avevo paura della mia famiglia, ma sì, automaticamente... L'ha seguito, quindi? Sì, sì, no, con lui in macchina. L'ha sì. Seguito? Sì. Quindi lo ha seguito, e a casa di Tamburino Raffaele chi c'era? C'era Sedola, seduta a tavola.
mi iniziò a insultare, non so se posso usare questo termine, comunque mi chiamò cane di pecora, disse che io ero una persona intrattabile, che non mi mettevo a disposizione con nessuno e che non guardavo in faccia a nessuno. A tale cosa continuò a dire: non sono più due motociclette, ma ne diventano quattro e mi deve anche dare 100.000 euro. Dire: guarda, c'ho tutto sequestrato, cioè mo al di là di ogni cosa, mi hai creato altri problemi che non capisco il perché, cioè ti ho sparato io, rispose lui a questa cosa, io personalmente. Faccio io: vabbè, se hai ritenuto giusto fare questo, non lo so, che è cambiato? E lui mi disse che a quel punto gli dovevo dare quattro motociclette, ripeto, e mi fu fatta una richiesta di 100.000 euro. Sì. Io cercai di fargli capire che era praticamente impossibile, se non avevo potuto due moto, come ne potevo quattro e poi addirittura pure 100.000 euro? E lui mi rispose che non voleva sapere niente, che non erano problemi suoi, che altrimenti non aprire più. Capii che la cosa si stava iniziando a facendo ancora più calda, cercai insomma di diminuire i danni e di cercare di andare via quanto prima da quel posto. Cerco di allontanarsi. E gli feci, mi limitai a dire: guarda, impegni non ne posso prendere, vedrò cosa posso fare, ma sicuramente non saranno queste, cioè non riesco ad esaudire le tue richieste. Te lo dico molto chiaramente, ammazzami, perché è inutile che ti dico sì e poi dopo insomma so che non posso farlo. Dopo che cosa accade? Niente, non vuole sapere niente, dice: no, io ti mando i documenti e mi devi comunque immatricolare le moto, se no ci metto una bomba sotto, sia all'attività e la metto pure sotto casa tua. Senta, in tutto quante moto consegna? Le moto sono due, la Transalp e la CBR, poi ci sono state una serie di scooter tra SH 125, 300, non mi ricordo se anche qualche 150. L'occasione fu una sequestrata. 10 armi, 7 pistole, 2 fucili mitragliatori ed un fucile a pompa. Il clan Bidognetta ha un vizio, che le pistole che si ammazzano le persone, cioè, non li buttano, cioè, vengono pulite, diciamo a modo loro, vengono pulite, che viene limato il percussore e vengono utilizzate negli omicidi successivi. Noi non è che ogni omicidio buttavamo la pistola, no. A volte siamo arrivati al punto che la pistola sparava di traverso. Una pistola semiautomatica marca Pietro Beretta, calibro 9x21, con matricola brasa, è stata utilizzata certamente nell'omicidio Orsi, Granata, la strage incompiuta del 18 agosto 2008. Così vedo che quelli che sono, scusami, siamo salvati per miracolo, dottore, dai. La seconda pistola semiautomatica Pietro Beretta, modello 92 FS, calibro 9 Luger, sarebbe un'arma in dotazione alle forze di polizia, con matricola brasa anche questa, è stata utilizzata per l'omicidio Noviello, per l'omicidio Celiento e per la strage del 18 settembre. Le armi al clan è come il pane a un affamato. Più armi ci sono e più sazio è il clan. Questo momento, quello dell'arresto, il 30 settembre 2008, è di un'importanza vitale per l'indagine, proprio perché vengono rinvenuti addirittura dei pizzini che sono pertinenti proprio alla strage di Castel Volturno. Mi furono trovati in un bidone della spazzatura posta nella cucina. Fu svuotato e furono trovati pezzi di post-it che poi ricomposti siamo risaliti a delle indicazioni. Allora, mi dica questi pizzini ricomposti. Sì. Innanzitutto riportavano tutte un'indicazione del mittente? Quasi tutti al nome di Peppe. Peppe. Il Peppe.
Sì. Allora, mi dica il contenuto. Allora, il primo pizzino ricomposto, noi abbiamo, c'era la dicitura: caro Oreste, ti invio i miei più sinceri saluti, di grande bene, caro fratello, ti prometto che ti risolverò il problema. A giorni devo parlare con una persona, hasta la vittoria, sia sempre terrorista, un bacione, tuo fratello Peppe. Senta, ricorda in che modo comunicava con voi Setola quando non vi incontrava di persona? O ci mandava dei pezzi, dei pizzini, o mandava delle persone a mandarci basciate. Perché in quel periodo, subito dopo la strage, si mobilitò l'esercito sul territorio, esercito, carabinieri, polizia, quindi era quasi impossibile muoversi. E lui, per evitare di essere catturato, mandava delle persone di sua fiducia o mandava questi pizzini per rivolgersi verso di noi. Il secondo pizzino: caro Davide, ti invio i miei saluti, di grande bene, urge, fatti dare i soldi dai sporchi neri, 1 chilogrammo di droga, facci sapere, saluti il tuo Peppe. Ricordo che sul pizzino che venne recapitato a Davide Granato c'era scritto: vai da quei sporchi negri, fatti dare 50.000 euro o 1 chilo di cocaina, e poi sotto stava scritto una cosa: hasta la vista sempre. Questo è quello che gli mandò a Davide Granato. Quindi il soggetto mittente di questo pizzino dice a Davide, che è quello che individuiamo poi come Davide Granato, di andare dai neri, sporchi neri, a farsi dare i soldi o 1 chilogrammo di cocaina. Quando ha conosciuto Davide Granato? Davide Granato lo conosco da tantissimi anni, che lui abitava a Villaggio Coppola con la famiglia. Io, essendo della zona, ci conosciamo da 23-24 anni. Davide Granato aveva anche lui le piazze di droga. Senta, questa piazza di spaccio dove era ubicata? Nel Villaggio Coppola. Le chiamano le stanze del buco. Sono i posti dove si recano per consumare la dose giornaliera i tossicodipendenti abitudinari di Scampia, il quartiere di Napoli trasformato dai clan della Camorra in un mercato all'aperto dove è possibile reperire ogni tipo di droga. La polizia, con l'aiuto dell'unità cinofila, ha effettuato l'ennesimo blitz negli edifici delle Vele alla ricerca di pusher. Nel corso del blitz, gli agenti del commissariato Scampia si sono imbattuti nel ghetto dei tossici, non l'unico del quartiere. Lo scorso novembre, infatti, le forze dell'ordine intervennero per smantellare un altro ricovero per drogati, dopo le continue segnalazioni da parte di alcuni residenti, stanchi di assistere ogni giorno al continuo via vai. L'intervento della polizia arriva nella settimana dei 14 arresti che hanno colpito il clan degli scissionisti, il cartello criminale, conosciuto anche come gli Spagnoli, che oggi gestisce e controlla il traffico di droga, ma che nel 2004 contese l'egemonia nell'area nord di Napoli ai fedelissimi del potente boss Paolo Di Lauro, lastricando di sangue le strade della periferia napoletana. Dall'arresto dei reggenti e degli scissionisti, però, le gerarchie dell'organizzazione sono cambiate, provocando rivalità interne e 11 vittime dall'inizio dell'anno. Senta, a che periodo risale questa gestione e controllo di questa piazza di spaccio? Ma nel 2006, dottore, anche anni prima, lui ha sempre fatto droga. Presidente, voglio dire una cosa, io non so come difendermi riguardo a quello che dice Amatrudi nell'aula. Però le posso dire una cosa, io nel 2006, quando ho commesso il reato di spacciare al Villaggio Coppola, insieme a me ci stava anche il direttore del carcere di Bellizzirpino e il comandante, perché io in quel periodo ero detenuto, dal 2004 io sono detenuto. Com'è possibile che lui dice questo? Questa è una prova che Massimo Amatrudi dice le cose non vere. Mo lo so che voi decidete, però in questo modo né i miei avvocati né io possiamo contraddire quello che dice Massimo Amatrudi. Setola incaricò il Davide Granato a reperire una persona di colore per dare una tantum ogni mese per portare un introito di 30.000-50.000 euro al mese. Sa chi individuò Davide Granato per questo scopo? Sì. Tony, è un exagonitario che frequentava un pub nei pressi di Fontana. Non ce l'ha detto Granato Davide, le presentò un nigeriano, mi ha detto. Sì, un
Un nigeriano che questo qua ci poteva indicare i suoi paesani che vendevano la droga. Le indicò una località dove si trovavano questi trafficanti di droga o le fece anche vedere dei luoghi dove si trovavano? Ci siamo passati con la macchina davanti dove ci stava la sartoria e lì mi ha detto che lì lavoravano per copertura, ma sotto avevano uno spaccio internazionale di droga che rifornivano anche la 167 di Secondigliano di eroina e cocaina. Poi vedendo la strage in televisione ho capito che era lo stesso luogo. Ascoltate bene questo fatto. Il capo di questa situazione non è Sedova Giuseppe, non è Cirillo, non è per dire Letizia, è questo Toni, questo pseudo Toni. E chi è questo Toni? Che vi faceva comandare da un extracomunitario, signor Presidente? Io non di ovvio, per l'amor di cielo, non sono razzista, però non mi facevo comandare da questo pseudo Toni, perché non lo conosco proprio io, non l'ho mai visto. Quel famoso Toni, e qui ancora a pensar male ci si fa male, va bene, è vero, ma è possibile mai che con tutti i punti di riferimento, è possibile mai che questo Toni non sia stato identificato? Io cosa facevo, signor Presidente? Con la logica, chiamavo Granato Davide. Diceva: fammi una cosa, fammi un appuntamento con questo pseudo Toni. E mi faceva l'appuntamento. Ci parlava e gli diceva queste cose qua. Sentimi, voi spacciate la droga, siete nigeriani, state sul nostro territorio. O ci date i soldi o sarei il primo a essere ammazzato. La cosa più semplice, senza far succedere della strage e senza far succedere la strage. Adesso seguitemi un attimo, perché io dovrò parlare di una cosa che non mi ha mai convinto. Si dice da parte loro che Peppe Setola è onnipresente, voleva imporre una tangente alle persone di colore che spacciavano. Questa volontà spasmodica di ottenere questa tangente attraverso una metodologia, attraverso un'azione sconclusionata, nel vero senso della parola, sconclusionata, non mi convince. Caro Davide, ti invio i miei saluti di grande bene. Fai l'appuntamento con Marcello, questa volta non con gentilezza, ma con la forza. Ci dica la generalità. Lorenzo Marcello, nato a Castel Volturno, 16 gennaio 57. Sì, buongiorno signor Marcello, senta, vorrei fare alcune domande preliminari. Lei ha ricoperto cariche pubbliche o ha svolto ruoli istituzionali nel tempo? Sindaco di Castel Volturno dall'83 al 92, vice sindaco dal 2005-2009. Senta, ricorda se questo sì. Pizzino vi era riferimento anche a Marcello? Sì, Lorenzo Marcello, che doveva recarsi a casa di questo Lorenzo Marcello, chiamarlo con le buone. Se non sarebbe voluto venire con le buone, avrebbe dovuto prenderlo con la forza. Chi doveva? E portarlo al cospetto di Sito. Stiamo parlando sempre dello stesso Pizzino, quindi destinato a Davide Granato. Sì. Perché il Davide Granato abitava nella stessa via dove abitava Lorenzo Marcello. Ho capito. E fu avvicinato praticamente a casa, direttamente a casa, perché bussavano al citofono, non risposi io, per la verità, insomma, il signore che bussò al citofono disse: sono Davide, e successivamente poi, quando con somma meraviglia appresi, che il signore praticamente che venne a casa, il signor Granato, poi abitava praticamente a 500 metri da casa mia, insomma, di dire. E lui, non appena io aprì il cancello con tono deciso, forte, mi disse praticamente che io stavo sbagliando atteggiamento perché non avevo voluto incontrare Setola, lui aveva questo compito di farmi incontrare, altrimenti poi il problema lo avrebbe risolto Setola direttamente a modo suo. Ma perché? Ma perché? Vai da Marcello Lorenzo
adesso vai da Marcello Lorenzo e stavolta non lo devi prendere con le buone, ma fagli una tiratina d'orecchie, voglio essere buono, benevolo, e portalo al mio cospetto. Ma perché? Che ci azzecca Lorenzo Marcello con la tangente ai nigeriani e compagnia cantante? Poi interroghiamoci su questo. La mia risposta fu: io non devo andare da nessuno e né mi devo incontrare con nessuno. Poi, quando il signor Setola deciderà di venire a risolvere la questione a modo suo, visto che conoscete casa mia perché siete venuti a casa, io qui abito, quando verrete, voglio dire, vedremo quello che succederà. Lei si è informato su chi fosse la persona che era venuta da lei? Ma per la verità chiesi all'autista del comune, voglio dire, se lui, frequentando un po' Pineta Mare, il villaggio, quelle zone, dico, ma è venuto un certo Davide a casa mia, insomma, ma chi è sto Davide e compagnia? E lui mi fece capire, in effetti, insomma. Dire. E quando le disse chi era Davide, che cosa le fece capire? Ah, usò un termine, se non ricordo male, lo definì il boss. Un boss. Started as writing, and right from the beginning you knew this was different. Per capire la camorra bisogna guardare alle sue funzioni. La prima funzione della camorra è assicurare la sopravvivenza ai ceti marginali. Questa è quasi una delega dello Stato da secoli, no? Invece di occuparsi di queste aree della marginalità preferiscono che se ne occupi la camorra. È prima un'attitudine, poi sì, diventa un sistema, preciso, studiato a tavolino, cioè si comincia da quando c'hai 3 anni, ripeto, dando la pacca sul sedere alla ragazza di 20 anni, cominciando poi con il motorino a 7-8 anni, cioè tu qua vedi bambini proprio piccoli che portano il motorino senza casco, a partire dai 12 anni, no? Che va a sfotte magari il poliziotto, lo chiami sbirro, guardio, come dicono qua, e fino ad arrivare a 15 anni che già fa il palo per davanti insomma ai luoghi di spaccio della droga, fino ad arrivare a 20 anni, 30 anni che magari ti ritrovi con una pallottola conficcata in testa perché magari sei amico della persona sbagliata o perché hai cominciato a fare delle cose sbagliate. Camorra, droga,
non so a che cosa ci va a finire. Speriamo che tutto si risolva in bene. La camorra è un corpo sociale molto invasivo. Evidentemente ci sono diversi tipi di impresa. L'impresa che vive di territorio, vive sul territorio, e parlo dell'impresa edile o dell'impresa commerciale, difficilmente può sottrarsi alla pressione della camorra. Altri tipi di imprese, l'impresa manifatturiera, può più facilmente sottrarsi. Sì, la camorra ha in mano tutta una serie di servizi. Da quelli di carattere commerciale in modo prevalente, la gran parte dei supermercati, degli ipermercati, da parte degli esercizi di distribuzione alimentare, non solo, sono quasi tutti in mano alla camorra. Moltissimi esercizi commerciali, anche di media grandezza, sono in mano alla camorra, e quindi il famoso ripulire il denaro sporco. Quello che è paradossale è che la camorra dimostra una grandissima capacità di anticipare anche le linee del mercato. Oggi per esempio tirano i giovani, no? Sono i più grandi consumatori, la camorra investe nell'abbigliamento giovanile, è piena Napoli di negozi di abbigliamento giovanile che sono stati rilevati anche a costi elevatissimi. Moltissimi esercizi per quanto riguarda il tempo libero, night, ristoranti, discoteche, eccetera, sono prevalentemente in mano alla camorra. Come in ogni società, i camorristi, i primi camorristi, i camorristi di strada, cosiddetti uomini di onore, si sono trasformati in imprenditori che ovviamente hanno un vantaggio competitivo, potendo riciclare denaro che è costato loro poco o niente. Per intimidire dei giornalisti, coloro i quali vogliono cercare di fare inchieste nel vero senso della parola, non c'è bisogno soltanto e unicamente di sparare, casomai di ammazzare per attirare su di sé i riflettori. La nostra macchina è stata devastata dalla camorra come atto intimidatorio, ma questo è soltanto uno dei tanti meccanismi che tentano di mettere in atto, soprattutto per farci spostare da questo territorio, perché malauguratamente ci troviamo proprio in un epicentro. Quando la sera ci vediamo, no? Qualche volta a casa di qualcuno, che prima di cominciare, non so, a mangiare una pizza, a vedere un film, a chiacchierare, confidarci, no? Si fa il bollettino di guerra di tutti i piccoli fatti di scippi, schiaffi, ceffoni, violenze piccole varie che ognuno di noi ha sentito o ha subito. Si fa questo bollettino di guerra e poi comincia la serata. Qua c'è la logica anche del branco, che secondo me è una delle cose più assurde del sistema della camorra. Quando ti danno uno schiaffo, ti scippano qualcosa, anche se lo fa una sola persona, tu non puoi reagire, devi aver paura della tua stessa reazione, perché di solito, anche se non le vedi, ci stanno almeno altre 4-5 persone che fanno i pali, che poi qua nelle strade, insomma, che sono tutte quante vicoli e vicoletti, è facile nascondersi, che nel momento in cui tu reagisci, cioè ci si buttano su di te a branco e ti massacrano di botte se ti va bene. Campa tranquilla, non può stare solo. Devi appartenere a qualcuno. Non è facile a capire a chi devi appartenere. In un momento moro uno va in carcere nato e ti ritrovi che la gente tua non conta più un cazzo. Io ho fatto questo, sono sempre stato fortunato, ma quello basta che tu non rompo cazzo a nessuno e nessuno ti rompa a te. Però io voglio stare tranquillo. Ma il problema è che è difficile stare tranquillo certi volte. E che le basta una guardata, una guaglione, e tu ti trovi a qualcuno sotto casa che ti è venuto a battere. Però quello che si deve fare, si deve fare. E io mica posso dire di no quando mi chiedono di fare un viaggio col motorino. Io sti vicoli li conosco da quando sono nato. Lo so che strade prendere, che vicoli prendere per non farmi trovare più. La prima volta è stato giusto un anno fa, oi. Ma una mozza. Mi ha chiesto di accompagnarla a battere una fruttivendola che non voleva pagare. E che ci sono voluto? 15 minuti. Una cosa veloce. Mi hanno dato 100 euro e mi ha già accattato sto bello jeans Dolce & Gabbana. Ha detto che c'è stato un lavoro a fa. A mia moglie ci ho detto che subito torna e me ne sono scisa.
Manamuzzo stava appoggiato vicino a mezzo e si stava facendo una canna. Io mi sono avvicinato e ci ho detto: Manamo, di che si tratta? Manamo, che dobbiamo fare? Dobbiamo andare in un vicolo là vicino dove ci sta la friggitoria. Saranno 600 euro. Come gli hanno fatto domanda, quello che si deve fare, si deve fare. Piglio motorino e partiamo. A un certo punto a Manamuzzo ci è arrivata una telefonata, allora io mi sono fermato. Quando ha chiuso mi ha detto di ripartire e di andare più veloce. Io ho già accelerato, Manamuzzo stava a rete a me e mantenevo con una mano sola. Io acceleravo, ma ci stavano un sacco di gente a mezza via. Quando siamo arrivati in due vicoli alla friggitoria, 6-7 guaglioncelli stavano pazziando a pallone in mezzo alla strada. Allora ci ha già luccato, luatevi a mezzo, luatevi a mezzo. Quando a un certo punto mi arriva un pacco a rete, Manamuzzo che mi dice: statta zitta, strunza. E poi ha sparato. Ha sparato una, due, tre, quattro, cinque volte, non mi ricordo, ma una mozza mi alluccava, fuori tenna, ma che ti sei addormuto, stronza! Quando mi hanno pagato i soldi ci ha già fatto un bello regalo a mia moglie. Il 28 marzo 2004 Annalisa Durante viene uccisa in un agguato. Muore per sbaglio a 14 anni. È l'ennesima vittima innocente della guerra fra i clan. Ci fu un agguato a questo giovane rampollo dei Giuliano. Lui reagì. Secondo la ricostruzione fu lui a colpire, sparando all'impazzata, alla ragazza. Secondo altri si fece scudo con la ragazza che si trovava a passare in quel momento. Fatto è che la povera Annalisa Durante rimase uccisa. Abbiamo preso come esempio la morte di Annalisa nel quartiere di Forcella per dimostrare com'è possibile che anche persone non colluse direttamente con la Camorra possano esserne vittime. E da quella storia siamo partiti per cercare di coinvolgere altri stati sociali della società e far raccontare quell'avvenimento da vari punti di vista, che poi è una cosa tipica di Napoli, quella di avere stati della società che si mischiano, in cui è difficile avere una separazione netta. Io poi in realtà non interpreto proprio un camorrista, ma uno che la subisce più degli altri ancora la Camorra, perché ne subisce gli ordini, ne segue gli ordini passivamente, veramente un burattino in mano alla Camorra, e come tanti ragazzi giovani che già a 14 anni vanno in giro con le pistole o con i coltelli o con quant'altro per scipparti e impaurirti e far sopravvivere questo clima di terrore nel quale vogliono far vivere la gente normale a Napoli. Siamo andati al funerale della ragazzina uccisa a Forcella, Annalisa Durante, un anno fa, no? E c'erano, penso, quasi 3.000 persone, cioè strade piene, ovviamente c'erano giornalisti venuti un po' da tutta Italia, fotografi, gente, politici, c'era il sindaco, c'era tanta gente dei quartieri. E la cosa assurda è che negli occhi di tutti si vedeva comunque lo sconvolgimento, cioè la sofferenza per questa uccisione di una persona che fondamentalmente non c'entrava assolutamente niente con la Camorra. Però dal giorno dopo non è cambiato niente. Cioè quelle lacrime che si sono viste a quel funerale, quel dispiacere sentito e vero, insomma, che c'era in tutte le persone che hanno partecipato a quel funerale, purtroppo non si è trasformato in qualcosa di concreto, in una reazione, in un disappunto rispetto a questo stato di cose. Anzi, purtroppo da quel giorno è peggiorato. Poi quello che è successo lo sapete tutti.